Al centro di questo approfondimento c'è il tema della sanità, tema che è stato approfondito questa mattina nel corso di un presidio davanti alla sede dell'ASL di Salerno voluto dalla CGIL. Ci facciamo raccontare che cosa è successo questa mattina dal segretario della funzione pubblica della CGIL, Antonio Capezzuto, che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovato. Salve, buongiorno a voi e grazie per la disponibilità. Stamattina ci siamo riuniti in una mobilitazione indetta dalla CGIL di Salerno, a cui hanno partecipato tutte delegazioni delle diverse categorie della CGIL, quindi una mobilitazione della Confederazione per tenere alta l'attenzione sulle questioni che riguardano la sanità pubblica della provincia di Salerno. Una serie di criticità che abbiamo più volte evidenziato anche per il tramite della vostra radio, che ovviamente hanno bisogno di un confronto serrato con la direzione generale dell'ASL, soprattutto perché la CGIL, oltre a rivendicare delle questioni che sono chiare a tutti, a partire dai cittadini che vivono la sofferenza della chiusura di reparti e della carenza di alcuni servizi, hanno bisogno di proposte e la CGIL oggi le ha rappresentate. C'è stato anche un incontro con il direttore generale dell'ASL. Sì, siamo stati poi accolti verso le 11:30 dal direttore generale Sosso, con cui abbiamo avuto un lungo colloquio di 1 ora e mezza, dove abbiamo potuto appunto rappresentare tutte le criticità che il direttore ben conosce, e abbiamo aperto un dialogo molto proficuo che continuerà nelle prossime settimane. C'è stata una comunione di intenti rispetto ad aprire dei tavoli specifici relativi all'assistenza domiciliare, alle terapie oncologiche, ovviamente a tutti gli investimenti col PNRR che si faranno per le case di comunità. Il direttore ci ha annunciato che queste, diciamo, partiranno con appalti integrati a partire dal 30 giugno per la loro costruzione. Ci ha rappresentato tutta una serie di questioni che ovviamente noi abbiamo accolto con favore e proseguiremo nei prossimi tavoli, a partire anche dal futuro e dal destino dei medici ex USCA. Diciamo che la sanità anche nella nostra provincia ha tante sfaccettature, tanti lati da seguire, da attenzionare, però resta insomma un problema di fondo che è la carenza di personale, perché è quello insomma che causa poi la chiusura di reparti e comunque un malfunzionamento, diciamo così, delle strutture ospedaliere stesse. Sì, il tema affrontato è stato proprio il primo, quello della carenza dei medici. Il direttore generale ci ha rappresentato che diciamo è in chiusura la procedura concorsuale per la ginecologia, per la cardiologia, quindi si è pronti a partire, sono state costituite le commissioni, quindi siamo a un buon punto appunto per avviare queste procedure concorsuali, a cui ovviamente noi come sindacato e il direttore generale rappresentato ci teniamo molto, perché è una delle prime carenze da affrontare. Ci ha anche rappresentato qual è il progetto, diciamo, per i medici UCA, ex USCA, i quali potranno partecipare entro i prossimi 10 giorni a una manifestazione di interesse e potranno essere utilizzati o per assistenza domiciliare sul territorio, quindi a continuare a fare e garantire le attività delle USCA, oppure a poter essere utilizzati all'interno dei pronto soccorso nella gestione dei codici bianchi con la previsione di un tutoraggio. Bene, quindi c'è una prima risposta oggi rispetto alle intenzioni dell'ASL, che al di là dei problemi che provengono da una filiera istituzionale nazionale, sta intervenendo appunto per tamponare la carenza di medici che appunto, ripeto, sta provocando la chiusura, lo accorpamento di reparto su tutto il territorio provinciale. Infatti sicuramente il mondo sindacale sa bene le situazioni che si vivono nelle varie strutture, insomma ogni ospedale della nostra provincia ha una problematica, chiusura dei punti nascita, chiusura di reparti a causa della mancanza appunto di medici e anche di altre figure naturalmente, quindi la situazione in questi ultimi giorni soprattutto sembra che stia diventando sempre più grave. Sì, in effetti stanno venendo a galla delle problematiche che noi già abbiamo posto tempo fa. Ci siamo occupati durante il periodo della pandemia e l'emergenza Covid di incrementare il numero di operatori sanitari all'interno delle strutture sanitarie, perché veniamo da anni di blocco dei concorsi. Adesso quel problema non è completamente superato, ma possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo con ASL e Azienda di aver stabilizzato più di 1.300 operatori sanitari. Bene, adesso la vera emergenza è quella dei medici, e difatti questa poi si sta manifestando, ripeto, con la contrazione dei servizi. Quindi è necessario avviare un reclutamento, è necessario utilizzare i medici USCA che sono 200 e quindi possono essere utili sul territorio, e appunto su questo è necessario poi avviare anche una serie di contrattazioni a livello nazionale, a livello territoriale, perché chi lavora in emergenza, come i medici, ma come gli operatori sanitari che lavorano in emergenza, vanno garantiti ovviamente delle retribuzioni più alte. Soddisfatto dunque dell'incontro di questa mattina, segretario? Sì,
Siamo soddisfatti del fatto che ci sia stato un primo dialogo e soprattutto l'intento di proseguirlo con singoli tavoli tecnici. Abbiamo avuto una profonda disponibilità da parte del direttore generale che, ripeto, in un'ora e mezza ha sciorinato un po' tutte le strategie che l'ASL con tanta difficoltà ha messo anche dal direttore sta mettendo in campo. Ci sono delle prime soluzioni che poi sono le soluzioni che la CGL aveva già suggerito, come lei può ben ricordare, anche sulla stampa nelle scorse settimane, a partire appunto da una possibilità di utilizzo dei medici USCA anche in altri, diciamo, in altre soluzioni. Quindi penso che sia un buon passo davanti, perché quello che noi chiediamo è un'interlocuzione continua tra chi governa il territorio a livello sanitario e ovviamente le organizzazioni sindacali che rappresentano gli operatori nelle strutture sanitarie, ma soprattutto rappresentano i cittadini utenti. Infatti stamattina io rimarco che c'era tanta presenza di cittadini che hanno deciso di aderire a questa nostra mobilitazione, perché c'è una forte attenzione / preoccupazione appunto su quello che accade in provincia. Assolutamente sì. Segretario, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.